80 aziende dell'agroalimentare delle quattro regioni Convergenza, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, cioè che hanno un PIL pro capite inferiore al 75% della media comunitaria, a confronto con 19 buyer internazionali provenienti da diversi paesi europei ed extraeuropei. Al via la 3 giorni di A Taste of Southern Italy, un assaggio delle migliori produzioni meridionali promosso dall'ICE, l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, in collaborazione con Confindustria Salerno. Incontri B2B ospitati a Salerno nella sede confindustriale e visite aziendali nelle realtà presenti agli incontri. Occasioni di questo tipo consentono di entrare in contatto, di mettere in contatto aziende produttrici del centro-sud con importanti buyer. Oggi, come lei diceva, abbiamo 80 aziende di dimensioni medio-piccole, perché la nostra economia è principalmente basata su aziende di piccole dimensioni, e anche i buyer sono interessati ad acquisire prodotti, essendo essi stessi buyer di dimensioni adatte a recepire produzioni di quantità limitate. 2 le giornate dedicate alla presentazione dei prodotti ai compratori esteri, dall'olio extravergine di oliva alla mozzarella di bufala campana DOP, dalle confetture alle conserve. Ma anche altre produzioni d'eccellenza che puntano a trovare spazio nei mercati dal Canada al Giappone all'Argentina alla Russia alla Svezia, dove c'è un interesse sempre crescente per i prodotti italiani. Una 3 giorni che si concluderà anche con una visita all'area archeologica di Paestum. Il programma è un programma finanziato dall'Unione Europea attraverso il Ministero dello Sviluppo e noi come ICE siamo gli attuatori. Facciamo queste iniziative sui territori proprio per facilitare il contatto tra le imprese delle 4 regioni che sono in convergenza e i mercati internazionali. Il costo per le aziende è irrisorio perché è solo la partecipazione all'iniziativa, e le opportunità invece sono molte.